per il secondo anno consecutivo l'amministrazione comunale ha deciso di appunto confermare questo, che è un servizio che riteniamo essere importante, perché crediamo fortemente che l'istituzione scolastica possa essere la funzione dell'istituzione scolastica possa essere fondamentale nel nostro territorio, quindi inserire questi bambini appunto all'interno delle scuole è certamente qualcosa che noi desideriamo insomma rafforzare. È un impegno economico non indifferente, però appunto è in linea con quello che è la nostra progettualità. Quest'anno sono stati accolti ben 50 bambini con fondi appunto provenienti dalla regione, ma provenienti direttamente dalle casse comunali, e quindi ci auguriamo che negli anni a venire possa essere certamente rafforzato e continuare sull'onda che appunto del successo che sta avendo in questo momento con appunto questi bambini dai 24 ai 36 mesi che vengono scolarizzati e appunto inseriti all'interno di questa che è un'importante istituzione. L'impegno è stato per ottenere l'agibilità, diciamo, dei locali, che praticamente ogni anno ovviamente va richiesta e va nuovamente autorizzato. È stato un impegno non banale, perché ovviamente ogni volta che c'è la burocrazia di mezzo si rischia di rallentare certi processi e si rischia appunto di poi non poter utilizzare appunto gli spazi per, come in questo caso, per la seconda. E a proposito appunto mi ricollego a quello che diceva la collega, l'assessora Bera, che diciamo, la nostra sensibilità per quelli che sono appunto i più piccoli, infatti volevo sottolineare che all'interno del Patto per il Sud abbiamo anche un progetto per un asilo nido in via Albinoni, quindi quartiere antica sociale per intenderci, quindi un nuovo asilo nido proprio per cercare di sopperire a quelle che sono appunto le esigenze del territorio. Oggi è una giornata simbolica che coincide con il saluto primaverile con genitori, bambini, amministrazione, ma il servizio è già attivo da più di un mese. Noi aspettiamo sempre una giornata simbolica per rendere noto alla città quello che è la realizzazione concreta di un progetto molto delicato che ormai pare essere in linea con la tendenza ministeriale di estendere questo servizio un po' a tutte le scuole d'Italia. Siamo noi in ritardo rispetto al resto d'Italia, ma siamo decisamente in anticipo rispetto alla Sicilia, proprio perché è un servizio che nella regione Sicilia è esteso soltanto al 7% della popolazione. I bambini, questi pulcini dai 24 ai 36 mesi, che provengono, ci tengo a dire, da tutta la città, quindi non soltanto da questo quartiere, fino al 31 luglio avranno modo, ecco, di seguire le attività in raccordo con la scuola dell'infanzia, vivendo un percorso educativo che inizia già a partire dai 2 anni.